La casa colori di Via del Commissario ospiterà quest'anno 62 profughi. Si tratta di una fetta della torta di 2200 stranieri che passeranno a Padova per l'emergenza in questo 2016. Casa Colori è un brand della cooperativa Città Solare che si identifica con ostelli per viaggiatori o studenti, ma che si occupa anche di emergenza abitativa per i tanti italiani in difficoltà. Da quando sono iniziati gli sbarchi, Casa Colori ospita stranieri gestiti dalla prefettura nelle strutture di Padova, Bosco di Rubano, Bagnoli, Schiavonia, Santa Giustina in Colle. Ma l'area più importante acquistata dai frati del Sacro Cuore è quella di Via del Commissario. Gli ospiti in questi giorni sono 12, Ibrahim è qui da un anno e mezzo. Quando io sono arrivato qua, prima cosa io sono imparato la lingua italiana. Secondo, noi siamo andati alla chiesa per dare mano loro, per fare la mia distribuzione e volontariato. Tu vuoi rimanere in Italia o vorresti andare via? Sì, io voglio rimanere qua in Italia. Molti hanno pagato cifre elevate per arrivare in Italia, come Cristo, che arriva dalla Nigeria, dove è stato perseguitato per anni. I left Nigeria because I was not accepted in Nigeria. Quello che sono non è accettato in Nigeria. Sono stato picchiato, maltrattato, sono dovuto scappare. Non c'era alcuna possibilità per me. In Italia sto bene. Questi sono i giorni più belli della mia vita. I could not stay in Nigeria. That is why I decided to leave Nigeria. Anche a Città Solare tutto è pronto per accogliere la nuova ondata di stranieri che giungeranno in città nelle prossime settimane. 170 gli arrivi previsti a breve.